Daniele Bossari ha salvato una persona, il racconto al GFV. Grande Fratello VIP, la rivelazione di Daniele Bossari. Questi giorni, inutile negarlo, sono stati molto difficili per Daniele Bossari. Infatti, il concorrente del GF VIP ha discusso ferocemente con Ignazio Moser lunedì scorso. Il motivo? In pratica, nel momento delle nomination palesi, Bossari ha rivelato che Ignazio Moser sia in possesso di uno speciale diario in cui ha messo le stelline alle donne con cui in questi anni ha avuto un flirt. Una rivelazione che non è affatto piaciuta al giovane, il quale ha attaccato Daniele Bossari, accusandolo di aver tradito la sua fiducia. Per questo motivo i due hanno continuato a ignorarsi per giorni e giorni. Tuttavia, proprio l'altro giorno si sono chiariti, facendosi le scuse vicendevolmente. E nelle ultime ore sono sembrati tornare molto amici, chiacchierando come i vecchi tempi. E proprio durante una chiacchierata, Bossari ha fatto una rivelazione, che ha lasciato i telespettatori senza parole. Cosa ha detto? Come rivelato dal noto blog Fantage.it, l'uomo ha svelato di aver salvato una persona dal suicidio. Un episodio che pare aver segnato nel profondo il conduttore di Mistero, il quale ha aggiunto di non essere ancora riuscito a superare del tutto quel trauma. Daniele Bossari al GF VIP, la confessione shock. Una rivelazione, che ha ancora una volta mostrato la sensibilità spiccata di Daniele Bossari. Ma l'uomo ha sofferto molto in questi giorni anche per un altro motivo, il litigio con il giovane Ignazio Moser. E il fatto che in queste ultime ore si siano chiariti, pare abbia fatto tornare il sorriso al conduttore di Mistero. Però quest'ultimo non è stato protagonista solo di questa diatriba. Difatti, subito dopo la terza puntata del Grande Fratello VIP, Bossari è stato duramente attaccato da Jeremias Rodriguez. Motivo per cui, l'altro giorno, Jeremias, dopo essersi confrontato a lungo con gli altri concorrenti, ha deciso di chiedere umilmente perdono a Daniele. E quest'ultimo, un po' imbarazzato, ha gradito il gesto, accettando più che volentieri le scuse. Tuttavia Jeremias è stato protagonista di altre situazioni che non sono piaciute molto ai telespettatori. Difatti, tanti fan del reality show condotto da Ilaria Blasi hanno puntato il dito contro il fratello di Cecilia Rodriguez per alcune sue dichiarazioni un po' estreme, intemperanze varie e alcuni brutti gesti. Per questo signorini l'ha attaccato lunedì scorso. Ci saranno presto altri clamorosi colpi di scena? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta del GF VIP sul canale del digitale terrestre Mediaset Extra.